Sono abituato a parlare in pubblico. Il professore diceva sempre che le idee si affermano proporzionalmente alla loro necessità storica. Ed ora siamo in un momento in cui la gente è spinta drammaticamente dal bisogno di denaro. Il professore ci faceva persino l'esempio dei drogati, che prima di essere affamati di droga, erano affamati del denaro con cui procurarsi la droga. Ora, senza andare a quel livello, noi sappiamo che sono decine di migliaia di famiglie, centinaia di migliaia di famiglie che proprio stringono la cinghia per un motivo che neppure loro comprendono, perché, diciamo così, il nostro orizzonte mentale è solamente il livello politico. E noi sappiamo bene, invece, che il potere vero, quello di cui parlava il professor Pantano e anche il professor Cianciarelli, il potere vero inizia oltre la soglia della nostra visibilità. Il potere vero non è mai manifesto. Il potere politico è solamente, diciamo così, lo scenario che si apre davanti ai nostri occhi e quindi davanti alla nostra comprensione. Ora, per quanto riguarda, cioè qui ci sarebbe da fare brevi cenni sull'universo, perché io, avendo avuto la fortuna e il privilegio di far parte della scuola del professor Auriti, insieme ad altri dal primo momento, ci sarebbe da aprire veramente un dibattito sui brevi cenni dell'universo. Però a me quello che preme è che questa scuola, che ripeto, è in via di formazione, quindi è un work in progress, non deroghi dai capisaldi della dottrina del professore, perché noi non siamo mai riusciti a fare sintesi. C'è anche un'altra associazione che si fregia del nome di Giacinto Auriti, ma non mi sembra che finora abbia dato frutti, insomma, buoni frutti. Allora, i caposaldi sono questi: restituire alla gente la libertà e la dignità dell'esistenza, e questo avviene solo in un modo: rendendoli proprietari della propria moneta. Allora, noi dobbiamo tendere, questa scuola deve tendere, noi tutti dobbiamo tendere a far sì che la gente comprenda che si può riacquistare un'esistenza serena e felice se la gente recupera la dignità di quell'esistenza che è avvenuta, secondo me. Poi qui ci sono professori che lo possono dire, cioè il caposaldo, cioè il vero spartiacque della nostra epoca è stato l'avvento della Rivoluzione francese. Perché con la Rivoluzione francese si passa dal diritto naturale al diritto positivo pattizio. Da quel momento cambia tutto, cambia proprio, cioè l'avvento delle banche centrali. Ma ora, rifare la storia di questo non è il luogo nel sistema. Allora, questa scuola che cosa deve fare? Deve avere dei punti fermi. Quindi, proprietà popolare della moneta all'atto dell'emissione, sovranità monetaria, senza la quale non andiamo da nessuna parte. Ora, io non so che cosa saremo capaci di diventare o di essere, però il discorso del professore era questo. Io ci ho messo un po' di anni a comprenderlo, ma quando l'ho compreso poi ho capito che la verità era proprio quella, ed è quel tipo di verità che a noi viene negata dalla stampa, dalla televisione, perché la stampa e la televisione tutto fanno tranne che informarci. Ci devono deformare, ci devono deviare. Io stesso ho fatto alcuni esami di economia all'università e mi hanno insegnato esattamente il contrario, perché il mio insegnamento, cioè l'insegnamento che io ho avuto, doveva servire all'establishment, non doveva servire alla verità, non doveva servire alla gente, perché così come prima si facevano gli schiavi con le guerre, oggi si fanno gli schiavi con il debito, noi tutti siamo schiavi. Quindi la prima cosa è prendere consapevolezza del nostro Stato, dopodiché potremo tentare qualche forma di reazione. Circa invece l'aspetto pratico della scuola, io dubito che riusciremo a fare una sede. Io credo, ma questo è un pensiero che mi è venuto ora, penso che sia più comodo, più funzionale, oltre che più logico, cercare di fare delle sedi distaccate, perché per esempio, non so, chi abita al sud avrà difficoltà a venire qui a Roma, così la stessa cosa. Allora credo che sarà forse più conveniente fare, non so, possiamo fare una scuola in Abruzzo, noi che insomma ci conosciamo tutti, e poi cercare anche di formare i docenti. Magari andare a supportare chi organizza in Sicilia. Sì, sì, però tenete presente che ciascuno di noi purtroppo lavora dalla mattina alla sera, perché questo noi abbiamo avuto la fortuna di, appunto, che il professore aveva tempo e libertà per girare, per spiegarci queste cose. E poi per il resto aspetto i vostri interventi, e così in qualche modo faremo una sintesi. Prego.